Ciao a tutti, domani sarà Natale e quest'anno sarà un Natale un po' diverso dal solito. Io almeno personalmente mi sono sempre lamentata, no? Delle cene, i parenti, le ultime corse per il regalo che mi metto, che compro. E invece poi dopo è arrivato il Natale peggiore dei miei ricordi, ovvero il Natale 2020. Quel Natale, quel periodo che le palle, nonostante sono sempre le stesse, almeno per alcuni di voi, per me no, perché l'anno scorso Raul mi ha mangiato letteralmente tutto l'albero, poi Santo Babbo Natale ci ha bussato e ci ha riportato l'albero nuovo. Però in teoria sto cercando di sdrammatizzare, se no mi metto a piangere, e, però in teoria le palline, insomma, diciamo, sono sempre le stesse e quest'anno sembrano un po' diverse. Le luci di Natale sembrano più fiacche, meno luminose, l'atmosfera non è la stessa, noi non siamo più gli stessi, il pandoro sembra essere meno dolce, perché per questo periodo un po' così, un po' triste, ma io voglio essere positiva, voglio avere la speranza che tutto questo possa finire e rimarrà un ricordo, un brutto ricordo al quale siamo cresciuti. Abbiamo dato più valore, almeno io, agli abbracci, a una birra con gli amici, a tutte quelle cose che ieri erano scontate. Non è che non erano importanti, erano scontate. Il venerdì sera si va al pub, il sabato sera si sta con i parenti e invece poi dopo, in un attimo, è cambiato tutto. E io sicuramente apprezzo di più tantissimo le cose che facevo e spero di tornare a fare il prima possibile perché ci hanno tolto la libertà. Ci hanno tolto la cosa più bella. Io ho sempre pensato che noi siamo nati liberi, ma viviamo prigionieri di noi stessi, della società, del giudizio altrui, dei parenti, degli amici, delle etichette e in generale, no? Tante volte non possiamo essere liberi per non ferire gli altri, per non ferire noi stessi. E invece io questo periodo ho capito che io voglio essere felice, quindi appena finito tutto quanto, e sarò una persona diversa, darò molto più valore a un abbraccio che mi manca come l'aria. Quindi io vi mando un forte, 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 forte abbraccio, vi abbraccio tutti quanti, vi mando un bacio e spero che finisca al più presto questo terribile periodo perché io voglio incontrare la maggior parte di voi. Nel frattempo vi mando un bacio. Un abbraccio, un pizzico di follia e un pizzico d'amore vi mando in modo e maniera da passare delle buone feste.